Allora, con Android 10 e 11 abbiamo perso la capacità di accedere a file esterni da parte della nostra app. Di conseguenza non è più possibile accedere ai miei file di configurazione, che erano esterni, giusto per poter caricare comunque la configurazione anche se avete disinstallato la mia app, e non è più possibile soprattutto accedere ai file vocali. Ai messaggi vocali di WhatsApp. In ogni caso è possibile fare una serie di operazioni per cui queste funzionalità si possono entrambi recuperare. Allora, riguardo alla configurazione, adesso se andate in salva e ricarica la configurazione, fate ricarica la configurazione, dopo aver aggiornato vedrete che non ci sono più configurazioni. Cosa dobbiamo fare? C'è questa nuova opzione, recupera una vecchia configurazione. Dovete selezionare la directory da recuperare. Le mie configurazioni sono in Android con Pelix Notify 2 ed eccole qua, default, ultima, ultima 7, eccetera, eccetera. Consenti l'accesso a con Pelix Notify 2, si consente, e a questo punto se fate recupera la configurazione precedente, giusto il tempo di copiarsi i file ed ecco qua. Se adesso andiamo in ricarica la configurazione, ecco qua che sono ricomparse le nostre vecchie configurazioni. Ricordate che chiaramente nel caso disinstallaste la mia app le perderete di nuovo, dovrete andarle a riprendere, se nel frattempo le avrete aggiornate, chiaramente ve le ritroverete come erano state salvate prima. Molto prima. Va bene, adesso andiamo a vedere il caso invece dei messaggi vocali di WhatsApp. Allora andate in abilita messaggi vocali WhatsApp. Ecco, vedete, il sistema vi avverte col messaggio rosso che le cose sono cambiate. A questo punto dobbiamo andare a cercare WhatsApp Voice Notes. Dov'è WhatsApp Voice Note? Ok, ripartiamo dalla radice. Ok, allora, dove si trovano i messaggi e le note vocali di WhatsApp? Solitamente ci sono due possibilità. Normalmente si trovano in WhatsApp, più comunemente media, WhatsApp Voice Notes. Eccole qua, le vedete, ci sono tutte queste directory numeriche che poi stanno per anno, settimana, e qui si trovano per esempio gli ultimi messaggi che abbiamo ricevuto nel 2021, 24. Ecco, una volta che abbiamo individuato la directory, consenti l'accesso a WhatsApp Voice Notes. Consenti, ecco, e a questo punto separeremo Opus Android. Ciao! Ecco, sentiamo l'ultimo messaggio vocale pervenuto. Ecco, torniamo un attimo di nuovo qui nella directory, torniamo in radice per illustrare l'altra possibilità. Un'altra possibilità in cui si trova su certi telefoni un po' strani, si trova in Android Media. Qui in tal caso incontrereste com.whatsapp e poi anche qui media WhatsApp Voice Note e a quel punto selezionate quello.